Un caso particolare è rappresentato dalla declinazione di domus, domus. Scopriamo insieme la peculiarità di questo sostantivo che in parte già conosciamo. Come è possibile notare dallo schema della declinazione del nome, domus presenta sia le desinenze proprie della quarta declinazione, tutte, ma accanto ad esse, in alcuni casi, presenta anche le desinenze proprie della seconda declinazione. Vediamo i casi particolari. Innanzitutto il genitivo, oltre alla forma regolare domus, presenta anche il genitivo ini della seconda declinazione. Lo stesso può dirsi del dativo, che oltre alla forma regolare ui, presenta anche la forma o della seconda declinazione. L'ablativo, oltre alla forma u, presenta anche la forma in o. Passiamo al plurale. Nel genitivo, oltre al genitivo regolare domum, incontriamo anche un domorum, che però è attestato nei testi poetici. Il dativo è regolare, l'accusativo, oltre alla forma domus, presenta anche la forma domos con la os della seconda declinazione. Il sostantivo domus presenta il caso locativo. Che cos'è il caso locativo? È un antico caso che indicava lo stato in luogo ed è considerato una sorta di reperto archeologico della lingua latina, nel senso che non è frequente in tutti i nomi, ma soltanto in alcuni. E domus è un esempio. Per dire a casa, il latino usa la forma del locativo domi, a casa. Domi sum, sono a casa. Ma domi significa anche, per esempio, in alcune espressioni idiomatiche come domi bellique e domi milizieque, significa in pace. Domi bellique e domi milizieque sono due espressioni idiomatiche che indicano, significano entrambe, in pace e in guerra. Un'altra particolarità del sostantivo domus è che nei complementi di luogo, complemento di moto a luogo o di moto da luogo, si usa senza preposizione. Domum, a casa, in patria, moto a luogo. Domo, da casa, dalla patria, moto da luogo.